Questa è un'altra bella notizia di oggi. Cosa è successo? Da tanto tempo Legambiente monitora la qualità delle acque di balneazione. Le monitora attraverso la sua imbarcazione di goletta verde. E la notizia di stamattina è che c'è un forte inquinamento da batteri fecali, in questo caso, in diversi punti del Metapontino: Nova Siri, località Toccacielo, canale Toccacielo, Policoro e Scanzano. Urge fare un ragionamento serio e disinteressato sulla comunicazione dei dati ambientali. Da anni che la mia associazione chiede un pubblico contraddittorio anche al sottosegretario De Filippi sulla questione ambientale, su tutti gli atti più scellerati che la regione Basilicata ha approvato quando lui era presidente di regione e che in seguito sono stati approvati quando lui era sempre sottosegretario alla salute del governo Renzi. Lo scenario che mi si è parato davanti era a dir poco blasfemo, perché c'erano i ragazzi delle scuole con il corpo docente, membri della politica locale nazionale, imprenditori locali e amministratori locali anche di altri comuni. Ho ascoltato con rispetto, come potrete vedere dalle immagini di Ionica TV, tutti gli interventi. Finito l'intervento non era neanche previsto il dibattito col pubblico e ancora prima che finisse l'intervento alcuni personaggi si sono avvicinati a me per chiedermi se avevo intenzione di fare un intervento, al che ho iniziato a sentire nell'aria un'atmosfera un po' scomoda. Finito l'incontro mi sono avvicinato come un normale cittadino, quando ormai la gente si era già alzata, al sottosegretario De Filippo, al quale ho chiesto se fosse etico e rispettoso dell'imparzialità dell'istituzione scolastica che in Basilicata viene puntualmente messa sotto i piedi, se fosse possibile accettare che ENI facesse parte del programma alternanza scuola-lavoro e che quindi tanti ragazzi che non conoscono i reali impatti ambientali di ENI e tutti i fenomeni criminogeni presenti nella filiera petrolifera lucana e non solo lucana, se fosse etico che dei ragazzi di scuole pubbliche andassero in impianti dell'ENI a lavorare, in impianti sottoposti a direttive Seveso perché a rischio di incidente industriale rilevante, con emissioni inquinanti. Un ambiente sicuramente non poco salubre, da un lato, ma dall'altro anche eticamente disdicevole, secondo il nostro umilissimo punto di vista. Dopo ho chiesto al sottosegretario, che ha parlato di turismo, nonostante lui fosse un sottosegretario alla pubblica istruzione, il suo hobby principale pare sia il turismo. Quindi il sottosegretario al turismo e all'istruzione Vito De Filippo a un certo punto ha parlato anche delle varie forme di turismo presenti, quello sanitario, per chi ha gli stupendi stabilimenti termali che abbiamo in Basilicata, e ha dimenticato il turismo energetico, che è il turismo che sponsorizza ENI e la regione Basilicata ormai da tanto tempo, ossia dove scolaresche, anche di ragazzi delle scuole medie o delle scuole elementari, quindi bambini, puntualmente partecipano con ENI a gite, eventi formativi, ricevono da ENI svariati gadget. In poche parole, le multinazionali hanno colonizzato uno spazio sacro e che per Costituzione deve essere terzo e imparziale, la scuola lucana. Ma le sembra giusto che dei ragazzi vadano in un impianto a rischio di incidente industriale sottoposto a direttiva Seveso? Non so questa esperienza, non la conosco, quindi non la commento. Ma lei ha fatto il presidente di regione. È da anni. Sono 4 anni. Ma è da anni che i ragazzi vanno al COVA. Noi è da oltre un anno che stiamo chiedendo agli uffici scolastici regionali di far finire questo mercimonio dello spazio scolastico. Le compagnie petrolifere non devono entrare nelle scuole pubbliche. Le compagnie come le imprese private. Immaginate che in altre regioni, province d'Italia, come per esempio in Alto Adige, la Despar, il gruppo Aspiag, quindi parliamo di supermercati, non di compagnie che distruggono interi territori nel giro di pochi anni, non vengono ammesse a programmi congiunti con le istituzioni scolastiche perché i presidi rifiutano
lo SPA, in poche parole i presidi rifiutano alle aziende private di pubblicizzare i propri loghi negli spazi pubblici, in quelli scolastici. Un no che alle scuole costa attrezzatura, costa soldi, ma non possiamo mercanteggiare anche questo diritto e anche questo spazio sacro per un pugno di mosche, una lavagna multimediale, una gita, oppure per la carriera del dirigente scolastico. Ma la cosa ancora più brutta è successa dopo. A parte che vedrete il silenzio vergognoso di un sottosegretario che ci costa centinaia di migliaia di euro l'anno e che non risponde alle domande alle quali dovrebbe rispondere, sarebbe obbligato moralmente a rispondere. E ma i ragazzi anche di altre regioni vanno al COVA, a lei le sembra giusto? Visto che ha fatto sia il sottosegretario alla salute che al MIU, quello le sembra un posto che è frequentabile per i ragazzi? Non conosco questa esperienza, come la fare qui? Mi pare strano che si possa fare così. E se l'ho messa a conoscenza io, lei sarebbe d'accordo? Su che base mi devo affidare? Facciamo una ricerca veloce su internet, che lo faccio vedere? No, lo faccio vedere subito. Grazie. Quindi lei è pagato per non rispondere. Il sottosegretario è pagato per non rispondere. A un certo punto è partita veramente una sorta di caccia all'uomo, perché prima un locale imprenditore che parla di ambiente, ma in realtà l'ambiente, come le persone, le spreme come dei limoni per poi gettarli via, sia un locale imprenditore, addirittura un sindaco, quale quello di Tursi. Ma la cosa più bella è la verità. Ma bella la nostra pagina, tipo su altri temi. Ma la cosa più bella è la verità. Ho capito, però oggi stiamo parlando di turismo, stiamo parlando di bellezze che abbiamo. Ma parla sempre di ambiente. Ma non lo dobbiamo fare in maniera ipocrita. Ho capito, ma ogni volta a parlare di ambiente deve parlare chi tutela l'ambiente, però, non chi fa finta di tutelare. Però oggi cerchiamo di vedere la bellezza di questa giornata. Vabbè, non c'è spazio per la difformità di pensiero. La presenza del sottosegretario come una risorsa, non è che ogni volta perché c'è un politico. Il sottosegretario che ha fatto distruggere la Basilicata d'Alleni. Questo è un tuo pensiero. Qual è? Un mio pensiero? No, è un pensiero della Procura di Potenza. Leggi i giornali. Quando ci rappresenta a livello istituzionale. Ti rappresenta? E chi l'ha mai votato? Da regione, voglio dire, se non ti rappresenta vuol dire che ma non, è meglio che persone come te vanno in un'altra regione. Ma non è così, fidati che facciamo perché noi dalla mattina alla sera ci alziamo e ci facciamo il mazzo così anch'io per difendere la nostra Basilicata, non a chiacchiere. Tu prendi uno stipendio, io non prendo difendo. Niente, io ho rinunciato e anch'io non io prendo niente, ma invece di fare chiacchiere come te tutti i giorni mi alzo la mattina e produco per anch'io la mia mi alzo la mattina e produco territorio. Invece tu ti alzi per distruggere questo e tu ti alzi per mentire, tu ti alzi per che con queste idee il popolo ti porta. Ma questa è la solita scusa, ma le battaglie non si fanno terra terra, le battaglie si fanno con le istituzioni. Che più che un sindaco sembrava un ultra. E altri personaggi si sono avvicinati a me togliendomi anche il cellulare dalle mani perché non volevano che io parlassi. Senza esprimere dati, studi, concetti comprovati per confutare quello che avevo io da dire, mi hanno letteralmente aggredito. Questa è l'aria che si respira a Purigo. Tutto questo, questa semi-aggressione da stadio, davanti ai bambini, davanti agli insegnanti, in un momento didattico, l'esempio che imprenditori e politici e cittadini locali hanno dato è quello di una regione mafiosa. Quindi, prima di parlare di ambiente, prima di parlare di etica, prima di parlare di tanto altro, chiedetevi chi avete di fronte e da chi è mandata quella persona e se sta lì pagata per dirvi la solita verità di comodo. Perché oggi questa notizia, e badate bene, Lega Ambiente ricerca soltanto i batteri fecali, fa solo analisi microbiologiche ristrette soltanto a enterococchi ed escherichia coli, non ricercano i fitofarmaci, i metalli, i principi attivi, xenobiotici e altre migliaia di sostanze che si potrebbero cercare. Quindi è la prova provata che se si controlla il problema lo si trova, ma in Basilicata nessuno vuole la verità, perché in Basilicata c'è una cupola fatta da pezzi grossi e piccoli pesci. Noi persone come te in Basilicata non le vogliamo. È una grande medaglia. E lo so, è per domestica, mettete la roba e portate a casa.
piccoli mazzieri che difendono il capo bastone di turno e che si attivano nel momento in cui c'è una voce di opposizione. Questa non è democrazia. Il turismo non si fa con la violenza e la politica non si fa con le minacce. Noi abbiamo portato centinaia di dati, vogliamo risposte, e se abbiamo sbagliato saremo anche felici di chiedere scusa, ma se nessuno ci dimostra, carte alla mano, di aver sbagliato e pensano di metterci a tacere solo con le minacce, si sbagliano di grosso.